una buona serata in compagnia di Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy, tutto pronto per la finalissima di questa 16ª edizione del torneo di calcio a 5. Edoardo Sbianchi, ex alunni Massimo, si affrontano Silvano e Imperiali. Fischio d'inizio prende ufficialmente avvio la gara con il primo pallone mosso dai giocatori degli Imperiali, che giocheranno in maglia gialla e attaccheranno dalla destra verso la sinistra. In maglia invece verde scuro, anzi nera forse, i giocatori del Silvano. Subito tentativo dai Silvano, adesso provano l'azione offensiva i giocatori in maglia bianconera. Primo pallone gestito da Tiziano Merlonghi, adesso aperto sulla destra Nicola Cirillo, ha messo dentro ed è stato proprio Merlonghi a toccare in porta, a dover solo spingere in gol in porta il gol dell'1-0. Partita sbloccata al secondo minuto di gioco, Silvano in vantaggio. Cronometro, due tempi da 25, ovviamente qui Merlonghi ha provato ad accomodare il pallone, non è riuscito però nel suo intento. Allora attenzione adesso a Renzi che prova a costruire, la palla gira, ancora Renzi che è al centro del campo sul dischetto del tiro libero, trova la coordinazione splendida in girata, il gol che vale l'1-1 al terzo minuto di gioco quasi scaduto, partita in equilibrio, inizio bomba per quella che è la finalissima di questa 16ª edizione. Però prova a mettersi in proprio, chiusura ai danni del numero 9 che non è riuscito ad andare a calciare. E poi il tentativo in verticale con il pallone che ha terminato sul fondo. Partita piuttosto spigliata in questo avvio, potrebbe essere altrimenti, ci aspettavamo tanto spettacolo per questa finale. Di fatto così è, bravissimo qui nell'andare a calciare Federico Renzi, che si era liberato alla grande. Rimessa laterale, quasi calcio d'angolo per Pinto che affida a Merlonghi, non è una cattiva idea sicuramente visto che il numero 9 è il più ispirato di Silvano in questo avvio. Ancora Merlonghi che gestisce, tutto arroccato dietro la linea del pallone la squadra degli Imperiali. Attenzione a Pinto che a campo sposta la sfera sul destro e calcia. Matteo Renzi neutralizza. Sono pronti sul punto di battuta due giocatori in maglia nera dei Silvano, è pronto a toccare probabilmente la sfera Nicola Cirillo. Ci immaginiamo Tiziano Merlonghi pronto a concludere, si aspetta il fischio, eccolo Merlonghi che calcia, va fuori, pallone che sibila di fianco al palo, si spegne sul fondo. Punis adesso agisce da pivot, Merlonghi si mette in proprio, va da solo, pallone centrale bloccato dal petto di Federico Renzi, poi attenzione a De Kunis, qui forse steso in area di rigore nel contatto con Renzi, si era allungato la palla, sicuramente non l'avrebbe più presa e sarebbe uscita sul fondo come di fatto è stato, forse però c'è stato un contatto, le proteste almeno da parte dei giocatori del Silvano questo lasciano prestare, poi De Kunis però lascia intendere che forse era giusto così. Con Vannoli a scambiare adesso la possibilità con l'azione gestita da Federico Renzi che calcia questa volta con il mancino, palla che esce in fallo laterale, ancora una trentina di secondi scarsi prima dell'intervallo, ancora Renzi, sempre Federico a calciare, ha rischiato di ribaltare la partita proprio nell'ultimo istante di gioco del primo tempo la squadra degli Imperiali. Allora ci aspettiamo proprio sul rinvio adesso dal fondo di Bardoscia il duplice fischio, è arrivato con qualche istante d'anticipo. Allora è 1-1 all'intervallo, il risultato Silvano in vantaggio, Imperiali che hanno pareggiato, al gol di Merlonghi ha risposto il pareggio di Federico Renzi. Gagliardi che poi nel tentativo di aprire il gioco sulla destra è un po' lungo, fa scorrere il pallone in fallo laterale. Prova a far filtrare le sue spalle Vannoli, non è riuscito Merlonghi, questa volta non perdona la doppietta di Merlonghi, 2-1 per i Silvano al settimo minuto di gioco appena scaduto del secondo tempo, tornano avanti i giocatori in maglia bianconera di Merlonghi, giocata spettacolare, poi tentativo di assistenza verso il centro, pallone che però dopo una deviazione ha terminato tra le braccia di Matteo Renzi, pallone poi riconquistato da
De Kuntis che scaraventa un siluro sotto l'incrocio per il gol del 3-1 dei Silvano, che allungano il vantaggio a 9 del secondo tempo scaduti. Bravissimo De Kuntis, non può nulla questa volta Matteo Renzi. 3-1, spara via il pallone. E allora Silvano a riconquistare con il pallone riconquistato da Ventola. Gagliardi prova a far uscire un tocco morbido due volte con il petto. Renzi allo spazio per calciare. Renzi è bravo però. Bardoscia parte nel frattempo con il tiro. Attenzione qui alla ripartenza con De Kuntis. De Kuntis che scarta l'uscita di Matteo Renzi, freddissimo. La doppietta anche per De Kuntis, che vuol dire 4-1. Poker per Isilvano con la ripartenza da manuale. Il gol, il secondo gol in questa finale di Giovanni De Kuntis. Sono tre adesso le misure di distanza delle due squadre. Federico Renzi, ancora Bardoscia in calcio d'angolo. Sempre pallone per Renzi, che però non riesce a controllare, ma palla che sfila fin dalle parti di Matteo Renzi. Poi Bardoscia per un attimo pensa alla conclusione, ci ripensa e decide di lasciare scorrere qualche secondo. Poi qui è Federico Renzi a riconquistare, eccolo il gol che riapre la finale, la terza doppietta di questo incontro per gli imperiali, che trovano il gol del 4-2. Ancora Federico Renzi, che è pronto a riprendere il gioco. Subito, eh. Eccolo servito Merlonghi. Ragiona Merlonghi, non affonda. Poi sì, e trova il gol che chiude la partita. Il gol del match point per l'MVP dell'incontro, Merlonghi, che con la tripletta sigla il 5-2, che chiude probabilmente, anzi quasi sicuramente, i conti di questa 16ª edizione del torneo ex alunni Massimo. I Silvano sono campioni. Te Merlonghi e poi sul podio con lui gli altri due autori dei gol, delle due doppiette. De Kuntis che adesso gestisce il pallone proprio in questo momento. De Kuntis, altra grandissima giocata, era riuscito a mettere dentro. Dopo intanto Renzi sul lato destro del campo, invece va da solo Vannoli. Ancora Vannoli che calcia, 5-3 a tempo scaduto in questo istante. Renzi, poi la presa di Bardoscia due volte, alla prima ha fischiato calcio di punizione per la carica al portiere. Adesso mancano 15 secondi allo scadere, ha già il fischietto in bocca il direttore di gara che fischia tre volte i Silvano. Allora sono ufficialmente campioni di questa 16ª edizione del torneo di calcio a 5 dell'associazione ex alunni Massimo Edoardo Sbianchi. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy, grazie per essere stati con noi.